Ciao ragazzi e bentornati a Che Gioco Consigli. Oggi una puntata un po' speciale perché è il primo gioco che è stato consigliato da uno di voi. Parliamo di Killer is Dead, gioco di Goichi Suda, consigliato da Johan. Oggi ho anche indossato una maglietta in tuo onore, saprai benissimo perché. Per riuscire a capire bene cos'è questo gioco, però prima dobbiamo parlare di Suda 51, nickname con cui appunto il creatore di questo gioco si fa chiamare da sempre. Per cercare di capire chi è Suda, il parallelismo che mi viene in automatico in mente è Tarantino. Ora, seppure il paragone possa sembrare strano, in realtà questi due autori hanno tantissimo in comune. Tutte e due usano medium, seppur diversi, per raggiungere un obiettivo fondamentale: narrare ciò che loro vogliono narrare così come loro lo vogliono narrare. Ed entrambi condividono, tra le altre cose, una visione del mondo decisamente particolare, fuori dalle righe, folle. Io apprezzo questi lavori di entrambi gli autori. Proprio per questo, perché hanno un loro intrinseco carattere. Ora, nel caso di Suda, che è la persona che oggi merita la nostra attenzione, tutto questo si traduce in dei mondi completamente folli, totalmente fuori dalle righe, in cui il nonsense non solo è fortemente presente, ma spesso diventa anche una colonna centrale della narrazione. Questo ovviamente fa dei suoi giochi qualcosa di più difficile, non sempre comprensibile, ma estremamente originale, estremamente fresco e soprattutto nuovo. Nel dettaglio ho anche qui per voi ciò che ho ora in mio possesso. Purtroppo ho venduto il cubo con Killer 7 e tutti gli altri giochi, cosa di cui mi pento ogni giorno di più. Ma vabbè. Tra le altre cose abbiamo questi due titoli che ancora non ho giocato. Se qualcuno di voi li ha giocati, magari mi dica che gliene pare. E poi giochi invece che ho estremamente apprezzato, esclusive Wii, alcune tra le migliori esclusive Wii, tra l'altro dal mio punto di vista. E poi, ovviamente, l'argomento di oggi, Killer is Dead. E arriviamo alla storia. Anche questo gioco, come molti altri, è fatto di personaggi, personaggi estremi, personaggi alle volte quasi ridicoli nel loro essere estremi, ma ancora una volta per questo dotati di un fascino particolare. Il personaggio di questo gioco è Mondo. Mondo cos'è? È un executioner, ossia un killer a pagamento governativo. In questo ipotetico futuro fatto di psicopatici, prevalentemente situazioni davvero strane, per quel poco che riusciremo a intuire, abbiamo questa organizzazione, gli executioner, che lavorano per il governo e prendono degli incarichi a pagamento per uccidere e eliminare la feccia, i cattivi, i rapitori, i mostri addirittura in alcuni casi. E il nostro mondo sembra avere solo due ragioni di vita. La prima è l'ossessione per questo lavoro che svolge in modo estremo, meticoloso e rigoroso. L'altra, le belle donne. Qua e là, infatti, il mondo, anche attraverso varie missioni di gameplay, dovrà rimorchiare delle belle ragazze con cui rilassarsi, con cui concedersi un momento di stacco. Ad affiancare Mondo, oltre al suo capo Brian, un uomo, mezzo macchina, abbiamo due figure femminili. Una che fondamentalmente lo guiderà in moto nelle zone in cui dovrà lavorare. L'altra sarà un assistente che ha il compito di rianimare Mondo qualora la situazione vada storta. Anche questo personaggio è ovviamente estremo, caratterizzato da idol giapponese, quindi sta lì, fa il tifo per lui, è estremamente entusiasta del proprio lavoro, di affiancare mondo, di fare qualunque cosa ci sia da fare. La storia poi procederà tra un'esecuzione e l'altra attraverso alcuni piccoli dettagli di questo mondo, di cui però si capisce poco, e lo vedremo bene quando parleremo della narrazione. Sappiamo però che elementi importanti saranno la luna e la faccia oscura della luna, che in qualche modo sembra avere una forza in grado di influenzare e addirittura trasformare alcune delle persone in appunto assassini, in mostri, in persone deviate. In tutto questo, appunto, Mondo con il suo braccio cybernetico, forse questo non l'avevo detto in effetti, è dotato di spada e braccio cybernetico, dovrà andare avanti affettando e sparacchiando i vari nemici che incontrerà. La narrazione in questo lavoro di Suda raggiunge il massimo dell'incomprensibilità. Abbiamo molti buchi di trama presenti perché vogliono essere presenti. Abbiamo molti salti temporali,
incubi, ricordi, tutto si confonde con un universo tra l'altro estremamente surreale, fatto di robot mostri, influenze strane della faccia oscura della luna. Tutto questo diventa davvero difficile da decifrare. Ci lascia sì una forte sensazione di un fascino generico, che possiamo anche ritrovare in altri lavori suoi, come Killer 7, ma ci lascia anche un po' di amaro in bocca nel non riuscire davvero a comprendere la trama, e a tratti si ha proprio l'impressione che in effetti ci siano dei buchi che qualcuno doveva colmare. Questo, dal mio punto di vista, è stato un po' un peccato, ma arriveremo più avanti a parlare di questo elemento. Invece, per rispondere a cos'è Killer is Dead, parliamo di un action game in cui la componente hack and slash più frenetica diventerà centrale. Il sistema di controllo è estremamente semplice, entreremo nei dettagli a breve, ma riesce anche a diventare a tratti profondo. Ricorda molto quanto già visto nei primi due No More Heroes, anche il fatto della spada elettrica, insomma anche le movenze del nostro personaggio. E però sembra tutto questo, diciamo, aver raggiunto un livello di maturità maggiore rispetto ai No More Heroes. E quali sono gli elementi che compongono le nostre movenze? Abbiamo la possibilità di dare con un pulsante vari fendenti, con l'altra un pugno per rompere le difese, il pulsante adibito alla schivata, quindi uno spostamento laterale che, nel caso si riesca a eseguire col perfetto tempismo, ci darà l'occasione di bersagliare di colpi i nostri nemici, la possibilità inoltre di poter usare il nostro altro braccio, che ha appunto la capacità di sparare nemici, e proseguendo nel gioco sbloccheremo varie altre modalità in cui poterlo usare. Questi sono gli elementi principali. Cosa però importante è legata invece al sangue, perché colpendo i nostri nemici noi accumuleremo sangue che poi potremo consumare per eseguire alcune esecuzioni finali molto coreografiche, molto interessanti, che ci danno molti punti, che ci permettono tra le altre cose anche di fermare il tempo e quindi scegliere anche, per esempio, su chi direzionare la nostra ira sanguinaria. Queste esecuzioni, che così riusciremo a liberare, ci permetteranno intanto di sbarazzarci rapidamente dei vari nemici base di questo gioco, e poi diventeranno fondamentali per poter dare il colpo di grazia ai nemici più coriacei, ai boss, che ancora una volta, come da lavoro di Suda in genere, sono molto importanti in termini sia di gameplay che di narrazione spesso. Tutto questo ci darà in risposta a un gameplay quindi molto divertente, innanzitutto relativamente profondo, pur nei limiti di un hack and slash. Se avete giocato a giochi più complessi come Ninja Gaiden, lì si parla di una profondità differente, più tecnica, diciamo. Qui è più caciarona, divertiamoci, facciamo punteggi il più alti possibile, essendo matti e facendo cose matte. Punteggio che tra l'altro risulta essere molto importante anche nell'ottica che costruisce questo gioco, tant'è che potremo condividere i nostri punteggi su delle classifiche online per cercare di sfidarci e superare magari i migliori. Questo risulta essere probabilmente, tra l'altro, uno degli elementi che negli occhi di Suda doveva essere un elemento centrale del gioco. Prima, in fase di storia, abbiamo parlato anche delle varie belle. Di fatto esistono delle vere e proprie missioni, gigolò chiamate, in cui noi dovremo guardare le signorine negli occhi, distogliere lo sguardo per farle tranquillizzare e farle eccitare, di modo da riuscire a rimorchiarcele, combinando la nostra attenzione con i loro sguardi e, quando loro non guardano, guardando le loro zone erogene. Sì, lo so, sembra un po' da pervertito, e in effetti un po' lo è, tant'è che quando riusciremo a conquistarle avremo anche modo di vedere delle piccole scene al limite dell'osè, anche se le inquadrature saranno sempre abbastanza pubbliche, ecco, diciamo così. E quindi il gioco stesso si struttura in una sequenza di missioni principali e secondarie. Le missioni secondarie risultano forse essere paradossalmente anche il fulcro alle volte dell'esperienza, cercando di spingere i vari giocatori a competere tra di loro per delle classifiche online. A questo quindi si aggiungeranno le varie missioni gigolò, poche in realtà, e delle missioni principali che porteranno avanti la trama, seppur in modo molto, ancora una volta, poco connesso, difficile da seguire, come dicevamo precedentemente. Questi tutti gli elementi del gioco. Prima fra tutti il sistema di controllo. Come dicevo, questo gioco deve tantissimo ai due No More Heroes, a livello proprio di come è strutturato il gioco, di come funziona il combattimento. Ma prende gli elementi di questo No More Heroes e, dal mio punto di vista, li snellisce degli elementi pesanti e li rende invece, li amalgama, li rende molto ben strutturati, rendendo questo gioco divertente da giocare soprattutto, e anche abbastanza competitivo per potersi divertire a sfidare le altre persone in giro per il mondo.
punto invece a favore estremo è tutto ciò che riguarda la questione estetica. La resa poligonale di questo gioco non vuole essere folle. Ciò su cui punta invece pesantemente questo gioco è lo stile, attraverso un'operazione di rendering che risulta essere uno shading molto molto bello, fatto di superfici che cambiano in funzione della luce, di colori estremi, accesi, qualcosa che rende, lo state vedendo nelle immagini, nelle scene che girano. Tutto questo è estremamente caratterizzato, estremamente ricco di un fascino particolare, fascino che diventa elemento centrale della narrazione molto più di quanto la narrazione stessa voglia esserlo, e di questo ne parleremo nei difetti. Ma tutto questo fa sì che sia la morbidezza delle varie donne, sia invece gli spigoli vivi, il sangue, il ritmo di questo gioco, tutto diventi parte del fascino generale estetico che questo gioco ci vuole dare, riuscendo quindi a darci delle ambientazioni che, seppur non facciano urlare al miracolo, hanno sempre dalla loro un grosso impatto visivo. Ed ultimo pregio è proprio lo stile generale di tutto il gioco, che va dalla narrazione a come i personaggi alla fine sono resi, al nonsense utilizzato proprio fregandosene del fatto che sia nonsense. Tutto questo ci dà un risultato finale estremamente, e ancora una volta lo ripeto, dotato di carattere, qualcosa che dal mio personale punto di vista è sempre meno presente nel mercato moderno. Il primo, la storia. Allora, con i giochi di Suda sono già abituato a capire alle volte poco degli elementi della trama. Tutto questo è spesso bilanciato dal fascino e dal carattere, come ho analizzato precedentemente, ma in questo la narrazione sembra rotta, sembra che manchino dei pezzi importanti, e questo mi ha davvero fatto storcere un po' il naso, perché dove il fascino può tappare questi buchi, e lo fa molto bene per esempio in Killer 7, lo fa in modo stupendo in Killer 7, qui non riesce a raggiungere secondo me questo livello di artisticità così alto, non a livello visivo, a livello proprio di fascino, diciamo così, proprio per questi limiti della storia che la rendono banale e al contempo mal raccontata. Se da una parte ho parlato molto positivamente del sistema di gameplay di questo gioco, dall'altra le missioni risultano essere abbastanza ripetitive. Quelle che dovrebbero spezzare il ritmo con qualcosa di diverso non lo fanno a dovere, per non parlare poi delle missioni gigolo, che comunque risultano essere, al di là del fatto che ci fanno vedere delle ragazze più o meno discinte, e questo magari potrà stuzzicare alcuni di voi, sicuramente qualche folle giapponese sarà stato felicissimo di questa cosa, e anch'io ho sorriso all'idea, però risultano poi essere molto ripetitive tra di loro, anche se poche, e quindi complessivamente tutte le varie missioni non ci danno quello stimolo che a questo punto ci si dovrebbe aspettare da questo gioco. Quindi l'impressione che mi sono fatto è che tutto questo sia mirato solo a cercare di puntare sul sistema di gameplay e sulle sfide online, quindi sulla possibilità di potersi confrontare e cimentare con tutte le persone del mondo, diventando i più matti nel sistema di controllo, quelli che riescono a incasellare più combo, essere più fighi nelle esecuzioni e così via. Questo però, seppur da una parte ha già perso fascino dal fatto che il gioco è uscito da parecchio, quindi sospetto che ormai nessuno giochi più a questo gioco, dall'altra non è una di quelle cose che io cerco normalmente nei giochi, è che non mi aspetto di dover cercare in un gioco di Suda soprattutto. Quindi per cui tutto questo finisce un po' nel dimenticatoio rapidamente, quindi venendo a mancare l'elemento che probabilmente voleva essere quello centrale, a questo punto il gioco in sé perde un po' del suo fascino. E quindi lo consiglio, no, questo gioco? È sicuramente un'opera di Suda, quindi se amate Suda magari prendetelo e provatelo, perché ognuno di voi potrebbe avere un punto di vista più o meno lontano dal mio. Complessivamente io trovo che i due No More Heroes restino ancora superiori, seppur dal punto di vista visivo escano fortemente confitti da questo gioco, dal punto di vista però del carattere generale e della narrazione, che pur essendo assurda riesce ad avere un minimo di trama da seguire, vincono. Consigliato? Bah, con riserva, diciamo così. Scegliete voi in base a quanto ho espresso finora se è il caso di dare o no una chance a questo gioco. Detto questo, ringrazio Johan ancora una volta, spero che tu sia stato soddisfatto da questa mia analisi, fammi sapere nei commenti, mi raccomando, ci tengo. Come al solito condividete, spammate e continuate a consigliare dei giochi, che la cosa potrebbe essere molto interessante. Ciao ragazzi, buon gioco e alla prossima!